Stasera al Tardini c'erano due poliziotte. Al di là delle due poliziotte, ah, sono tutti steward. Fantastico. Mi racconta il suo lavoro in video, quale che sia? Ma guardi, devo andare a So casa, mi che cos'è, dispiace. steward o diverso? Come? Che cos'era, steward o diverso? No, no, io sono un tecnico dei LED per le pubblicità. Ci Mi tene. dispiace. Deve andare a casa. Posso? Posso? Allora, dicevamo, stasera c'erano due poliziotti. Erano lì, scherzavano, c'era uno, un guascone. Qualsiasi cosa uno dicesse, io un altro ragazzo, rispondeva con battute. Ma, per carità, le forze dell'ordine, io ho il massimo del rispetto. Ritengo che in tante situazioni, in tanti eventi, ci sia un, non so come dire, surplus di uomini e mezzi. E questo io racconto, lo racconto abitualmente. Posso chiederle che cos'è? Non chi è. Sono un giornalista e racconto tanto il costume in video. Che cos'è, dirai? Io, operatore di ripresa. Posso rubarle 2 minuti di video? Ma devo andare a prendere la macchina prima che ci chiuda lì. Dove siete in albergo? Si chiama Star Hotel. Star Hotel. Partite domattina? Quasi quasi volevo venire, non dico intanto non me la fa, volevo tornare a salutare Variale. È rimasto qualcuno? Grazie. Dicevamo della polizia, no? C'erano due poliziotti, naturalmente no alla ripresa, ma non ci facciamo nemmeno più caso. Clima di goliardia. Io sono convinto che nelle forze dell'ordine ci sia goliardia, ci sia sessismo. Poi avrei voluto raccontare cosa c'è nel loro percorso umano e professionale, però. Cosa siete, signori? Posso chiedervelo? Sono un giornalista e racconto tanto il costume che c'è dietro un evento. Ah, abbiamo fatto la partita. Sì, è regista. No, Cosa siete? RVM. Ah, ecco, tutti quanti? Tutti. Cos'è poi RVM che mi... Replay. Si può partire play. Ah, il replay. Posso fare un video con voi che mi raccontate il vostro... No, Come... ti lascio fare, Siete di qua, no? Roma, Milano? Milano. Ci tenevo molto, poi 6 veniva bene. Tu devi sempre avvisare quando registri. Loro, le persone non sanno di essere registrate. Allora, cioè, boh, uno chiede, sono un giornalista, ho in mano un telefono, sto facendo una ripresa, e allora? E la pubblico? E allora? Quale violazione di privacy? Stadio, gestione della FIGC, comunque, torniamo domani forse, anzi adesso vediamo il da farci. Dicevo, allora, la goliardia. Io sono convinto che le donne, a parte che ogni tanto esce qualche scandalo, una venezia, no, ho letto sul Corriere della Sera una storia che adesso... Allora, la vita vera, ovunque, è fatta di profferte, di domande e risposta. C'è una donna in un ambiente di lavoro, ne approfitto, ok? La esaspero. Un continuo. Poi c'è la credibilità, eccetera, eccetera. Poi vabbè. Quando un uomo ha a che fare per lavoro con una donna, o entrambi sono seri, o altrimenti, e qualche volta la situazione degenera, no? Proprio perché sul lavoro e in famiglia ci sono le molestie. È più difficile sulla strada, cioè se due persone lavorano insieme in un gruppo, ci sono tanti uomini che approfittano del loro potere per sedurre le donne, ok? Tante donne che per avere opportunità seducono i capi per fare carriera. Ma questo non da oggi o da ieri, questo da sempre. Il problema è che bisognerebbe, chi lo fa, avere la coerenza di ammetterlo con la faccia. Io cosa farei al posto loro? Non lo so, non lo so. Però bisognerebbe
dire sì, sì, io ho fatto 30 anni da manager, venivano belle nel mio ufficio, mandavo dei segnali.